spettacolo sportivo nei cuori verdi di Arezzo. Questa è stata la Parco Corsa, l'edizione numero 18, quella della maggiore età per l'evento targato Unione Polisportiva Policiano, insieme alla WISP, il Centro Aggregazione Sociale Pionta, Free Runners Arezzo e Lions Club Arezzo Host. 270 agonisti, più oltre 100 non competitivi e un centinaio di bambini hanno voluto trascorrere la mattinata di Pasquetta all'insegna dello sport. Grande spettacolo, un grande afflusso di colori e di personaggi che sono agonisti e non agonisti, ma con lo spirito di vivere una mattinata di Pasquetta all'insegna della sobrietà, quindi della tranquillità, soprattutto per quanto concerne lo sport, anche atleti dalla Lazio, dall'Umbria, dall'Emilia Romagna, quindi sicuramente si sta ampliando questo parco corsa, che è diventato ormai 18 anni dall'inizio della sua ideazione, sta crescendo anno dopo anno, proprio un interesse degli artini, quindi sicuramente un grande spettacolo. Non solo un evento agonistico, ma anche la possibilità di una camminata nei parchi più belli di Arezzo, il Parco Ducci, il Prato, Villa Severi e ovviamente il Parco Pionta, con il traguardo collocato al centro di aggregazione sociale. Un percorso di circa 12 chilometri che ha visto un tracciato diverso rispetto allo scorso anno proprio all'interno del Pionta, anche sfruttando la nuova pista ciclabile. Venendo alla parte squisitamente sportiva, negli assoluti la vittoria è andata a Emanuele Graziani dell'Unione Polisportiva Policiano, che ha impiegato 40 minuti e 24 secondi, al secondo posto Cristian Taras della Rinascita Montevarchi, che ha completato il percorso in 41 minuti, terza piazza per Massimo Corrado, arrivato direttamente da Cremona. Il percorso mi è piaciuto tantissimo, poi sono molto contento perché la gara, insomma, è andata bene, nonostante che non sia proprio delle mie caratteristiche, però insomma sono andato bene, insomma, dai, diciamo così, sono andato forte. Dopo la vittoria di domenica scorsa, oggi era difficile ripetersi, poi comunque c'era avversari agguerriti, grazie a Emanuele so che in grande condizione, infatti l'ha dimostrato, fin dalle prime battute ha preso il comando della gara e niente, ho provato a stargli dietro, però non c'è stato verso di riprenderlo e nemmeno di avvicinarlo. Il Parco del Pionta oggi con questa manifestazione è vivo e pieno di gente, colorato, quindi le iniziative come queste sicuramente contribuiscono alla rinascita di questo posto, però è necessario anche la collaborazione, l'intervento delle amministrazioni, perché questo ambiente è di proprietà di più amministrazioni pubbliche, però proprio perché sono pubbliche forse dovrebbero riuscire a coordinarsi e far sì che ambienti come la villa abbandonata, le case di rute non ci siano più e tornino a vivere, e quindi l'amministrazione si impegni anche da un punto di vista architettonico a renderlo fruibile in modo migliore, perché così non è facile da fruire.